Ciao, sono Luca, ho 30 anni, lavoro in OCS da inizio 2019, mi occupo della progettazione di stampi di articoli tecnici in gomma. Per ogni stampo che produciamo la scelta del materiale è molto importante. Infatti ogni acciaio ha caratteristiche proprie che lo rendono particolarmente adatto ad uno specifico uso. Per questo è fondamentale che venga scelto l'acciaio più performante. Noi di OCS affianchiamo i nostri clienti nella fase di scelta dell'acciaio. Acciaio 1.1730 o più comunemente chiamato C45. È l'acciaio maggiormente usato in particolar modo per gli stampi per O-ring e per gli stampi pilota. Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente un plus di questo tipo di acciaio, che si può classificare tra i più economici. Pur non essendo fra gli acciai più duri, se cromato raggiunge delle prestazioni eccellenti, offrendo delle performance migliori rispetto ad altri acciai. Acciaio 1.2312. Si tratta di un acciaio prebonificato, molto diffuso nell'industria automotive e alimentare. È ideale per stampi di piccole e medie dimensioni. Se cerchi una maggior resistenza meccanica, buona lucidabilità e miglior resistenza all'usura e alla corrosione, questo è l'acciaio che fa per te. Infatti, grazie alla durezza elevata, aumenta la durabilità dello stampo sino al 30% in più. Acciai inox. Gli acciai inossidabili da tempra sono Stavax, Mirax, Ramax, Corax e Tulox. L'acciaio Corax, per esempio, è perfetto per il settore medicale. Vanta una resistenza alla corrosione molto buona, infatti gli stampi realizzati in questo acciaio non rischiano di essere rovinati né dall'umidità né dai trattamenti termici. La maggior parte dei nostri stampi sono fatti in C45 e in 2312. Questi acciai da cromati impattano meno economicamente rispetto ad uno stampo realizzato con un acciaio più resistente e temprato. Tuttavia, per andare incontro alle richieste dei nostri clienti, negli anni abbiamo analizzato, approfondito e utilizzato anche altri tipi di acciaio. Con la differenza che, in caso di usura, non è sufficiente ricromare lo stampo, ma bisogna rifarlo completamente, con un investimento decisamente più elevato rispetto alla semplice cromatura. Per scoprire tutti i nostri consigli sulla scelta dell'acciaio per gli stampi di articoli tecnici in gomma e O-ring, scarica il nostro ebook gratuito o visita il nostro sito.